L'Armenia è messaggera di Cristo tra le nazioni, un paese che pur nella prova ha fatto della fede una realtà costitutiva della sua stessa identità e non un abito che si può indossare o togliere a seconda delle circostanze o delle convenienze. Sin dalle prime battute del suo 14° viaggio apostolico, Papa Francesco ha reso onore all'Armenia, che anche nei momenti più tragici della sua storia ha sempre trovato nella croce e nella risurrezione di Cristo la forza per risollevarsi e riprendere il cammino con dignità. La visita del Papa Francesco in Armenia ha un significato immenso. È la concretizzazione del suo grande apprezzo e amore al popolo armeno, già manifestato a Argentina quando assieme lavoravamo a Buenos Aires, io come vescovo degli armeni cattolici e lui come cardinale arcivescovo dei latini. Ha partecipato tante volte delle nostre manifestazioni verso i nostri 1,5 milioni di martiri. Questa celebrazione, questa visita pastorale importantissima nella Repubblica d'Armenia è da connettersi anche con la Santa Messa del 12 aprile nella Basilica di San Pietro, quando il Santo Padre ha annunciato al mondo che il massacro dei martiri armeni del 1915 è stato un genocidio, il primo genocidio del secolo XX. Atterrato all'aeroporto di Yerevan nel pomeriggio di venerdì 24 giugno, il successore di Pietro si è recato nella cattedrale armena apostolica della Santa Echmiadzin, dove ha pregato insieme con il Catolicos Karekin II. La forza dell'amore di Cristo, ha rimarcato il pontefice, dovrebbe favorire il cammino ecumenico, mostrando una concreta via percorribile per armonizzare i conflitti che lacerano la vita civile e scavano divisioni difficili da sanare, orrori che si ripetono nella storia. Nel palazzo presidenziale di Yerevan, dopo aver incontrato il capo di Stato Sergisian, Papa Francesco ha fatto riferimento proprio agli esiti nefasti a cui condussero nel secolo scorso l'odio, il pregiudizio e lo sfrenato desiderio di dominio. E davanti alle autorità e al corpo diplomatico ha parlato del Metzi Egern, il grande male. Quella tragedia, quel genocidio, inaugurò purtroppo il triste elenco delle immani catastrofi del secolo scorso, rese possibili da aberranti motivazioni razziali, ideologiche o religiose che ottenebrano la mente dei carnefici fino al punto di prefiggere l'intento di annientare interi popoli. È tanto triste sia in questo come negli altri due, le grandi potenze internazionali guardavano da un'altra parte. Più che un altro popolo, gli armeni sanno cosa vuol dire tutti questi problemi del passato e odierni riguardo questa inimicizia che c'è purtroppo tra i popoli, soprattutto popoli vicinissimi uno all'altro. Quest'anno è l'anno della misericordia. Gli armeni sono consapevoli di questa realtà. Noi non chiediamo nient'altro alla Turchia o altri paesi, altro che dichiarare che c'è stato questo sbaglio, che c'è stato questo genocidio, e noi con un cuore, grandissimo cuore, potremo capire che la storia ha le sue immagini nere, ma anche può avere pagine d'oro e di amicizia tra i popoli, con una apertura veramente civile che può dimenticare il passato e guardare verso l'avvenire. Per quella moltitudine di persone travolte dall'odio, Papa Francesco ha pregato sabato mattina visitando il complesso del memoriale di Zizernagaberd sulla cosiddetta collina delle rondini. Una fiamma eterna arde circondata da 12 lastre inclinate di basalto per il numero delle province vittime della violenza di massa. In un silenzio intenso e commosso, interrotto solo dal suono nostalgico del duduk, il flauto armeno ricavato dal legno di albicocco, si è levato idealmente un appello affinché mai più il mondo cada nella spirale di simili atrocità.
La visita del pontefice nel cosiddetto paese delle pietre urlanti è stata anche occasione per abbracciare la piccola comunità cattolica che si concentra soprattutto a Gyumri, dove sono tuttora visibili i danni causati dal terremoto del 1988. Dinanzi a una ricostruzione che ancora non si è ultimata, durante la Santa Messa, Papa Bergoglio ha chiesto di edificare la propria esistenza partendo da tre basi stabili: la memoria, la fede e l'amore misericordioso. In tempi tanto tribolati, i cristiani sono chiamati a edificare ponti, superare le barriere della separazione, prendersi cura con coraggio e compassione dei deboli e dei poveri, senza cadere nella tentazione di ridurre la fede a un bel libro di miniature da conservare in un museo. L'amore concreto è il biglietto da visita del cristiano. Altri modi di presentarsi possono essere fuoravanti e persino inutili, perché da questo tutti sapranno che siamo suoi discepoli. È un orgoglio, ma più di un orgoglio è un dovere. Ed è un dovere che di rappresentare un popolo antico, un popolo con fortissime radici cristiane, un popolo, e qua cito Sua Santità Papa Francesco, che ha basato la propria identità cristiana sulla propria identità etnica. Gli armeni sono cristiani e i cristiani sono armeni. Every Armenian consider himself to be Armenian when he is baptized. Ogni armeno si considera armeno quando viene battezzato alla fonte della chiesa armena, e quando nasce, nasce come cristiano. E il cristianesimo è come un colore della pelle per ogni uomo, e non si può togliere e cambiare il colore della pelle, così come non si può cambiare l'identità nazionale e spirituale. Essere armeni significa essere cristiani, essere armeni significa portare i valori cristiani, perché grazie a quei valori abbiamo conservato nei secoli, nonostante diversi momenti turbolenti, di prove e di tragedie, la nostra vita. Fede e cultura armenia vanno sempre assieme. Siamo anche chiamati adoratori della croce, perché per noi la croce è il simbolo della vita, dell'amore di Dio. La croce armenia ha dei fogli nelle sue punte per dire che non è un legno secco, ma un legno verde. Dinanzi ai tanti ostacoli sulla via della pace, alle disastrose conseguenze delle guerre, popolazioni costrette ad abbandonare tutto, specie in Medio Oriente, la proliferazione e il commercio delle armi, la mancanza di rispetto per la persona umana, i cristiani sono chiamati a donare al mondo con coerenza il Vangelo. Durante l'incontro ecumenico e la preghiera per la pace in Piazza della Repubblica a Yerevan, Papa Francesco ha evidenziato che l'unità non è un vantaggio strategico da ricercare per mutuo interesse, ma quello che chiede Gesù ai suoi discepoli, lasciando con vincimenti rigidi senza diffidenze. Farà bene a tutti, ha proseguito, impegnarsi per porre le basi di un futuro che non si lasci assorbire dalla forza ingannatrice della vendetta. Un invito rivolto soprattutto ai giovani affinché siano costruttori di pace, non notai dello status quo, ma promotori attivi di una cultura dell'incontro. Dio benedica il vostro avvenire e conceda che si riprenda il cammino di riconciliazione tra popolo armeno e quello turco, e la pace sorga anche nel Nagorno-Karabakh. First of all, Christians. I cristiani devono testimoniare la pace con il loro modo di vivere, con la fedeltà ai valori morali e spirituali, con una vita di preghiera. With a prayerful life. Sempre quando c'è la violenza, c'è il male. Il Santo Padre sempre chiede di mettere fine a queste violenze. La violenza genera un'altra violenza. L'uomo non è fatto per fare la guerra, l'uomo è fatto per l'amore. Il Signore ci ha detto: amatevi gli uni gli altri. Perciò il Santo Padre dice che bisogna mettere fine alla guerra e che la pace è possibile. E noi anch'io crediamo in questa pace. Perciò sempre ho chiesto al Santo Padre non solamente preghiere e aiuti, ma ho chiesto a Lui di fare una intercessione, di fare il mediatore fra le grandi potenze, fra i paesi più ricchi, quelli che producono le armi, per dare a loro un ordine morale di
far un cessate il fuoco, di non fare più il commercio delle armi, di non lasciare morire i bambini, gli innocenti, ma di smettere questa guerra sporca. Il Santo Padre quello cerca a dire nei suoi interventi, che basta con la guerra, fatela finire con la guerra, che ritorni la pace, perché la pace è il nome di Dio. As you know that in the gospel our Jesus Christ our Lord. Come sapete, nel Vangelo nostro Gesù Cristo, il nostro Signore, ha portato la pace dell'amore e tutti i cristiani in qualche modo sono predicatori di pace e aspettiamo che con le nostre preghiere riusciremo a migliorare il mondo, perché senza la pace è impossibile vivere ed è impossibile vivere due tipi di pace, la pace con Dio e la pace con se stessi. In un clima solenne di grande raccoglimento, domenica mattina si è svolta la Divina Liturgia nel cortile del Palazzo Apostolico di Echmiadzin, che vuol dire il luogo dove è sceso l'Unigenito. Alla presenza di migliaia di persone, tra apostolici e cattolici, Papa Bergoglio ha ringraziato il Catolicos Karekin II per l'accoglienza e l'ospitalità ricevuta, rimarcando la gioia dello stare insieme come fratelli, del poter pregare insieme e condividere le speranze e le preoccupazioni della Chiesa di Cristo. In tutti sorga un forte anelito all'unità, a un'unità che non deve essere né sottomissione l'uno dell'altro, né assorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a ciascuno per manifestare al mondo intero il grande mistero della salvezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo. Questa visita del Santo Padre ci dà più forza e dà una immagine molto chiara che due fratelli che si incontrano, due chiese che si incontrano, due chiese che vogliono costruire insieme un mondo migliore. Noi ad Aleppo e anche durante questa guerra civile noi siamo sempre insieme, cattolici, protestanti e ortodossi, perché questo ci dà la forza per continuare. O siamo insieme o non siamo. Un primo frutto della visita di Papa Francesco in Armenia è stato la firma di una dichiarazione comune con il Catolicos Karekin II. Nel documento si enumerano le drammatiche pagine di violenza del nostro tempo, innumerevoli persone innocenti uccise, deportate o costrette a un doloroso e incerto esilio da continui conflitti a base etnica, politica e religiosa. A una voce i due leader auspicano il cambiamento del cuore in tutti quelli che commettono tali crimini e in coloro che sono in condizione di fermare la violenza, condannando con forza quanti usano la religione in modo fondamentalistico. Le 52 ore del pontefice nel paese caucasico si sono concluse al monastero di Korvirap, uno dei luoghi più sacri della chiesa armena, nei pressi del confine con la Turchia, ai piedi del monte Ararat. In questo scenario suggestivo di rara bellezza, Papa Francesco e Karekin II hanno liberato due colombe, un auspicio di pace e fraternità tra i popoli, nella consapevolezza che il Signore può spezzare le catene dell'odio con il suo amore senza confini.